destra, c'era quello del guidatore ma non l'altro. Io porto Bosci con questa tolla di vernice bianca su un muro dell'autostrada vicino a Varese, e siccome in autostrada non potevo star lì con le quattro frecce, a parte che la 500 all'ora non era le quattro frecce, perché se no attiravo l'attenzione, lui mi fa: io sto qui a scrivere, tu fai il giro, esci dal casello, rientra dall'altro, continua a girare. E dico va bene, vado. E lui invece di scrivere Lega voleva scrivere il nome che aveva pensato per il movimento, che era Lega Autonomista Lombarda. Legava tre ore. A un certo punto arrivo, giro, no? Arrivo lì e vedo Lega Autonomista con la striscia che va su. Dico: Umberto, Umberto! Non c'è, è sparito, nascosto nel bosco sopra il muro, aveva scavalcato la recinzione. Arriva trafelato, sale in macchina e fa: via via la polizia, mi ha rincorso e mi ha sparato. Io figurare, accelero, lui fa per sedersi con la tolla di vernice, non c'è il sedile, e si rovescia e mi riempie la macchina di vernice. Questa è la storia che mi racconta.